Ciao ragazzi, nuovo video oggi, Get Ready With Me, ve l'avevo già annunciato nello scorso video, quello della base viso serale. Ho deciso di realizzare un trucco con la Sweet Peach di Too Faced, che ho acquistato da poco e che mi piace già tantissimo, ve lo dico. E ho realizzato un trucco anche un po' diverso da quelli che realizzo solitamente, quindi io spero che vi piaccia, vi lascio alla realizzazione. Eccomi qui ragazzi, allora ho già la base viso fatta perché vi ho fatto proprio un video specifico su come io realizzo la base viso per le occasioni speciali oppure per quando esco la sera. La trovate linkata sia qui nel pallino info che giù nell'info box che a fine video, così andate a vedere che prodotti ho utilizzato e appunto come ho realizzato la mia base. Adesso devo andare solamente a fare la parte degli occhi, perché ho proprio dato anche tutte le terre, tutti i blush, quindi occhi e rossetto, fine. Vado ad utilizzare la palette di Too Faced, la Sweet Peach. Io sto registrando proprio il giorno in cui vi ho postato il video shopping, l'ultimo, in cui vi chiedevo quale palette volevate vedere all'azione, se questa di Too Faced oppure quella di Zoeva. Ovviamente non ho fatto caso al fatto che registrassi proprio di venerdì quando ho pubblicato il video, quindi voi effettivamente ancora non mi avete detto niente. Io però, prendendo atto del fatto che mi avevate detto che volevate vedere in azione la Sweet Peach, allora prima do la precedenza alla Sweet Peach, ovviamente. Ho già intenzione di fare un trucco con determinati colori di ombretto, quindi già ho un'idea, cercherò di fare una cosa un po' diversa, utilizzando colori diversi dal solito, vediamo cosa esce fuori e intanto ne approfitto per chiacchierare con voi ovviamente. Inizio subito mettendo nella piega l'ombretto Summer Yum, che è questo ombretto qui. Utilizzo un pennello di Zoeva, questo è il 228 Lux Crease, col quale mi trovo sempre benissimo. Prelevo un pochettino di prodotto e vado, inizio ad andare nella mia piega. Allora, innanzitutto vi parlo di questa palette che trovo essere veramente veramente fantastica. Come tutte le palette di Too Faced, non mi delude mai, ma proprio mai mai mai. Mi piace tanto perché scrive benissimo, è un po' più polverosa delle altre di Too Faced secondo me, però la pigmentazione è altissima, la resa a colore è fantastica, gli ombretti rimangono lì, non se ne vanno, non si spostano manco a morire, a me piacciono veramente veramente tantissimo. Poi pensavo che fosse una palette non troppo versatile e invece è versatilissima, perché si possono fare diversi tipi di trucco essendoci colori sia un po' più sul viola, altri sul pesca, ma c'è anche un colore verde militare per esempio, quindi ecco, si può fare veramente di tutto. C'è la presenza anche di un colore abbastanza scuro che potrebbe fungere un po' da colore nero, cioè, quindi veramente tanto tanto completa, si possono fare trucchi fantastici con questa palette, ve la consiglio tantissimo e grazie ancora a voi per avermela consigliata. Rifarei questo acquisto altre 100.000 volte, veramente, grazie mille. Adesso con un pennellino un po' più di precisione come questo, questo è il 226 Smudger di Zoeva, vado ad applicare Candied Peach, che è questo colore, aiuto, qui. Un po' salmonato, un po' sì, salmone, un po' pesca, ecco. Lo prendo con questo pennellino e vado leggermente qui proprio nella piega per enfatizzare il tutto. Proprio nella piega vado, non mi sposto oltre, semplicemente ripasso quella che è la mia piega. Così intensifico un po' il tutto. Volevo parlarvi di questo fatto, e molte mi hanno cercato in privato, del fatto che siamo arrivati, abbiamo superato i 1000 iscritti. Io sono veramente tanto tanto felice di questo traguardo raggiunto e vi ringrazio tanto, perché veramente voi vi iscrivete e mi seguite realmente. Ecco, io non ho mai puntato a fare iscritti velocemente, sebbene avete visto, sono quasi 2 anni che sono su YouTube e sono arrivata solo adesso ai 1000 iscritti. Non ho mai mirato a fare ciò, a pompare il mio canale di iscritti così tanto per, perché poi il tutto si riflette nelle visualizzazioni. Secondo me è anche brutto
avere 1000, 2000 iscritti e avere soltanto 100 visualizzazioni a video. Ecco, una cosa bruttissima secondo me. Quindi raggiungere gli obiettivi con le proprie forze è la cosa fondamentale. Vado intanto a sfumare un po' il tutto e dicevo, questo discorso lo voglio fare alle youtuber ancora più piccole di me. Io sono veramente una youtuber piccolissima, ma proprio piccola. Però ci sono youtuber ancora più piccole che vogliono pompare il loro canale, farlo arrivare a tanti tanti iscritti e poi alla fine le visualizzazioni sono quelle che sono, non ci sono praticamente. Quindi meglio veramente avere pochi iscritti ma le visualizzazioni ci sono che averne tantissimi e non avere manco una visualizzazione decente. Ecco, quindi puntare sempre a migliorarsi per se stessi, che poi tanto le persone lo capiscono. Se piaci bene, se non piaci pace. YouTube deve essere prima di tutto un hobby, un divertimento, ed è quello che è per me. Io assolutamente lo faccio perché mi diverto, anche perché non ho chissà che competenze, diciamo così, però comunque sia, a me piace fare video e li faccio, senza considerare troppo il numero, ecco. Allora, vado ad applicare nella palpebra mobile l'ombretto Lishoos, che è questo ombretto, aiuto, qui, fantastico, un ombretto champagne, che però risulta avere un sottotono molto caldo, molto pescato, cioè io non so se in video rende, però dal vivo è fantastico, cioè sembra quasi bagnato da quanto brilla, veramente bellissimo, guardate, cioè anche col pennello rende tantissimo, la scrivanza di questi ombretti è un qualcosa di sublime, veramente. Vado a sfumare un pochettino tutti i bordi e quindi ecco, dicevo che sono super super contenta di questo traguardo, proprio perché ci sono arrivata piano, piano piano, è un traguardo proprio piccolissimo, però ci sono arrivata piano ma con le mie forze, soprattutto grazie al vostro affetto, perché io, come ho già detto negli ultimi video, riscontro sempre più affetto da parte vostra, mi date sempre consigli, richiedete sempre anche voi stesse consigli da me, e è una cosa che gratifica veramente veramente tanto. Quindi ecco, vi ringrazio perché siete sempre fantastici, e infatti per ringraziarvi io prima o poi, cioè più prima che poi, vorrò organizzare un giveaway. Quindi io chiedo soprattutto alle youtuber un po' più veterane di me, come cavolo, scusate, fare un giveaway, perché io non l'ho mai fatto e volevo il vostro consiglio, ecco, sapere come si è nella norma, le regole da rispettare, insomma sapere tutto, quindi se mi riuscite a dare una mano ne sarei veramente grata. E soprattutto io, la mia intenzione è quella di fare un giveaway che comunque sia coinvolga le ragazze che mi seguono con affetto e che mi seguono da tanto tempo. Quindi non vorrei includere le persone che si iscrivono al mio canale soltanto per il giveaway, quindi dovrò trovare un modo per ringraziare, per dare l'opportunità alle ragazze che mi seguono con affetto di vincere il giveaway. Spero vivamente che partecipiate in tante. Comunque vi terrò aggiornate qui sul canale, ovviamente. Adesso vado ad applicare Talk Derby to Me, che è questo colore qui, proprio l'ultimo, questo viola fantastico, molto scuro. Lo vado ad applicare qui nell'angolo esterno dell'occhio, vediamo cosa viene fuori, e lo applico con un pennello così a penna, questo è il 231 Luxe Petite Crease, e vado ad applicarlo qui. Allora, questo è un viola, scrive tantissimo, credo che riusciate a vederlo anche in video, è un viola però che tende un po' al blu. Vado anche ad applicarlo qui nella piega. Io vi dico la verità, con queste sfumature all'angolo esterno sono sempre una frana vera, quindi non so cosa uscirà fuori, intanto mi scuso già per i vari errori, chissà, magari ci sono delle truccatrici che mi guardano e dicono ma che fa sta scema, e avete ragione, però pace. Devo dire che questo ombretto non è che stia proprio al massimo, è qui all'esterno dell'occhio, però vabbè, facciamo un trucco un po' diverso dal solito. Spingiamoci anche oltre, che male non fa. Diciamo che è un trucco particolare, un trucco molto molto particolare rispetto a quelli che faccio io solitamente. Ho dato una punta un po' fredda ad un make up
che era nato come caldo. Non so se ho fatto una cosa bella o una cosa brutta, questo make up starà venendo un casino, quindi scusatemi già in anticipo, però prendiamola come un modo per farvi vedere come scrivono gli ombretti e per fare quattro chiacchiere in compagnia. A proposito del canale, volevo farvi un altro discorsino. Io condivido i miei hobby, le mie passioni con voi. Le mie passioni non sono solo il make up, ma lo è anche la musica. E lo sapete, ho ridotto il numero dei video press play perché appunto vedevo che non erano video visti tantissimo, ecco, non erano video molto seguiti, però ci sono persone che si iscrivono proprio per seguire soltanto quelli e la cosa mi fa tanto tanto piacere. Però vedo anche che tutte le volte che posto un video press play c'è della gente che si disiscrive proprio in tronco. Ho dei cali di iscrizioni assurdi, quindi a me farebbe piacere che prima che vi iscriviate al mio canale voi teniate anche in considerazione che c'è anche la musica. Io non metto la musica al primissimo posto in questo canale, anzi è soltanto un video ogni due settimane, un video musicale, quindi non è niente di che, niente di grave, ecco, potete anche benissimo reggerlo. Se non lo reggete, questo fatto che c'è anche la musica all'interno del mio canale, magari non vi iscrivete fin da subito. Guardate se vi può piacere il canale prima di iscrivervi. A me non dispiace se voi non vi iscrivete. Sono contenta che voi vi iscriviate se vi fa piacere proprio il tutto, il contesto. Non è una lamentela, è soltanto un dato di fatto. Ecco, vedo che ci sono persone che veramente in massa si disiscrivono appena posto il video della rubrica press play, che comunque sia, secondo me, su YouTube questi video un po' più intelligenti, come al solito, non vanno, perché si parla di musica, di una forma d'arte come lo è anche il make-up, quindi perché non avere interesse, non avere curiosità di scoprire un brano musicale, di scoprire delle canzoni? Non capisco perché c'è questa cosa su YouTube. Quando c'è un argomento un po' più interessante, un po' più intelligente, è meno visto. Questa cosa mi dispiace veramente, veramente tanto. Vado ad applicare l'eyeliner, questo qui è quello di Maybelline, è l'Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 ore, fantastico. Lo applico off camera e ci vediamo dopo. Io come al solito faccio sempre l'eyeliner diverso da un occhio all'altro, ma vabbè, non fateci caso. Vado ad applicare la matita nera all'interno dell'occhio, questa qui è la Kiko Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl nel numero 16. L'applico all'interno dell'occhio, se magari mi si svitasse. E quindi niente, voi siete liberissimi di vedere o meno i video della rubrica musicale, però ecco, iscrivetevi sapendo che c'è anche quello. Non cascate dal pero vedendo che oddio, questa fa anche musica, allora mi disiscrivo. Cioè ragazzi, c'è anche quello, è una mia passione, mi piace farlo. Io non smetterò assolutamente di fare video per la rubrica musicale perché a me piacciono, mi piace condividere con chi ha interesse come il mio della musica, quello che è il mio sapere tra virgolette della musica, mi piace. E quindi c'è anche quello, non mi sento proprio di abbandonare la rubrica musicale, assolutamente. Ci sono anche persone che mi dicono: ma perché fai la rubrica musicale se tanto nessuno la segue? Perché? Perché a me piace, è un mio hobby, semplicemente per quello. Quindi mai smetterò, è vero che ci sono proprio persone che seguono solo quella. Ci sono molti ragazzi maschi che seguono quella ed è un grande traguardo sapere che coinvolgo un pubblico un po' più ampio, un pubblico anche più grande per quanto riguarda l'età. Quindi non voglio assolutamente chiudere la rubrica. Adesso mi è venuto in mente di fare una cosa. Alla fine non ci sta neanche troppo male questo tocco un po' blu in questo trucco. E quindi ho deciso di fare un'altra pazzia. Ovvero con un pennellino un po' piccolo, se lo trovo, eccolo qui. Questo qui è il 237 Detail Shader, sempre di Zoeva. Vado ad applicare il viola che è Delectable. Questo viola qui. Lo vado ad applicare nella rima inferiore, un pochino, proprio un pizzichino per dare un po' di colore nella rima sotto all'occhio. Non si vedrà assolutamente niente, ma voglio che sia una cosa impercettibile. Sfumo bene ovviamente e volevo dirvi anche che io non sono andata al Cosmo Prof. C'è, ora che sto registrando, proprio questo weekend,
non sono proprio riuscita ad andare, non ci sono mai stata io al Cosmo Prof, magari il prossimo anno vedo di organizzarmi, non sono mai riuscita con i tempi, con lo studio, con il lavoro, non sono mai riuscita ad andarci, però mi farebbe tanto piacere andare, magari anche per conoscere qualcuna di voi che magari ci va, che c'è stata, mi farebbe tanto tanto piacere, però ecco, devo trovare il modo di incastrare un po' i tempi. Vado adesso a piegare le ciglia e applico per prima cosa il False Lashes Concentrate Building Mascara di Kiko, che è la base bianca che mi piace sempre tantissimo e che dà un sacco di volume e lunghezza alle ciglia. Vado adesso ad applicare invece il Better Than Sex in mini size di Too Faced, che vi dico la verità, cioè mi sta piacendo ma non così tanto. Avevo sentito parlare di questo mascara veramente benissimo, però vi dico la verità, sinceramente ne ho provati di migliori. Ad esempio quello di Clinique, che vi mostrerò in un prossimo video dei prodotti finiti perché l'ho finito, non mi ricordo assolutamente come si chiama, credo sia l'Eye Impact qualcosa di Clinique, a me è piaciuto molto di più. Cioè, io lo sto provando da pochissimo questo mascara, quindi magari deve ancora un attimo seccarsi per dare l'effetto top, però insomma boh, non proprio, sinceramente non è che mi stia piacendo granché, vi dico la verità. Sì, buon mascara, però ne ho provati di meglio. Poi ovviamente l'effetto del mascara varia da ciglia a ciglia, non tutti abbiamo le stesse ciglia, quindi magari sono le mie ciglia che non vanno per questo mascara. Ok, adesso mi sono scordata come al solito di andare ad illuminare la cata sopraccigliare, non ce la faccio neanche a parlare. Vado ad utilizzare White Peach, proprio il primo colore, questo qui, sotto all'arcata sopraccigliare. Proprio una cosa lieve perché è abbastanza bianchino, e lo metto qua sotto con un pennellino piccolo a penna. Ok, fatto ciò, non vi ho mostrato nella mia base viso l'illuminante, ovviamente, però l'illuminante vado a utilizzare quello che mi capita, non so neanche più fare a parlare davvero. Utilizzo adesso questo qui di Kiko, che è lo Strobe & Sculpt nella colorazione 01, e c'è la parte cremosa illuminante. Io alla sera vado a utilizzare più che altro un illuminante in crema perché mi trovo meglio, sono dell'idea che resista di più. Lo metto sopra gli zigomi, un po' sul ponte del naso, punta, e ovviamente arco di cupido. Per questo make up mi è venuta un'idea, sarebbe bellissimo utilizzare questo rossetto qui che è Underground di Nabla, perché riprende un po' il colore viola della piega, un po' quello sotto. Che dite? Lo proviamo e vediamo come sta? Eccolo qui, secondo me non ci sta niente male questo rossetto con questo trucco, proprio per niente. Che ne dite voi? Ovviamente potete optare per un rossetto un po' più nude, ecco, per andare più sul tranquillo, però secondo me anche un rossetto del genere male non sta. Fatemi sapere qui sotto con un commentino voi che rossetto abbinereste a questo trucco. Devo dirvi la verità, sono abbastanza soddisfatta perché ho fatto un trucco che non è troppo uguale a quelli che faccio sempre. Ho visto che il rossetto l'ho applicato molto a cane, come sempre ho il rossetto sui denti, infatti mi dispiace anche per lo scorso video in cui avevo il rossetto sui denti, ma non avevo più tempo poi per registrarlo, quindi ve l'ho mandato così col rossetto sui denti. Non so perché in questo periodo mi va sui denti il rossetto, non mi è mai successo, in questo periodo succede sempre. Vabbè, il trucco è completato, fatemi sapere ovviamente se vi piace qui sotto con un commentino, con un like, fatemi sapere tutto, fatemi domande, fate quello che volete qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio sempre tantissimo per questo traguardo grandissimo per me dei 1000 iscritti, io vi mando un bacione gigante, grazie per seguirmi sempre, alla prossima, ciao!